Fine settimana di vandalismo, quello appena trascorso in Sant'Ambrogio. Nella notte tra venerdì e sabato, una panchina in pietra è stata distrutta proprio di fronte alla chiesa, intorno alle 5. Il vandalo, un trentenne poi rintracciato e denunciato, ha alzato la panchina per poi farla ricadere a terra danneggiandola. La panchina è stata completamente spezzata ai lati, nonostante l'anima in ferro e la struttura in pietra. La notte dopo, tra sabato e domenica, è stata la volta di un cassonetto, data alle fiamme in via dei Pilastri. Il fuoco, solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, ha attaccato solo una macchina. Il fumo ha invaso la stretta stradina, creando paura tra i residenti. Ci racconti cosa ha visto sabato notte? No, inizialmente è successo che usciva fumo da cassonetti, dopo un quarto d'ora iniziano a esplodere le bottiglie e niente, ho iniziato ad andare addosso a una macchina, ha preso fuoco e poi sono arrivati i pompieri, i carabinieri, hanno cercato di spengere. Forse c'era stato qualcosa, ma non era una cosa da sconvolgere proprio la zona, perché poi questa è sempre una zona tranquilla, non è che ci sia mai niente di catastrofico, capito? E la sera non è molto facile uscire con tutto quello che succede in questa zona, c'è un degrado poi tremendo, fanno pipì da tutte le parti, c'è un puzzo, si va via. Quindi non è una zona tranquilla? No, assolutamente, anche le 5 e le 6 la mattina ti passano sotto le finestre urlando, e insomma, non si dorme. L'incendio non l'ho visto perché dormivo e quindi mi sono accorto la mattina che c'era questo... Era stato bruciato quel cassonetto, anzi no, la campana è stata bruciata. Poi c'è stato, in precedenza c'è stato un altro fatto, non di incendio, ma di danneggiamento di macchine, che una macchina che si vede transitava su questa strada andando verso il fondo, e è andata a sbattere contro due o tre macchine facendo dei danni notevoli che erano parcheggiate. Ma poi il conducente della macchina si è fermato o è scappato? No, non si è fermato assolutamente. Siamo qui con la proprietaria della macchina danneggiata. Volevo effettivamente correggere quello che poi è venuto fuori da delle comunicazioni, che comunque la macchina, una macchina danneggiata, che chiaramente era quella a ridosso, ha avuto dei danni ingenti. Ora, tutto è da quantificare, la macchina è sempre parcheggiata qui, chiaramente in questo momento prima di spostarla devo avere poi reso conti di quello che è accaduto effettivamente. Come ci diceva, un carabiniere ha evitato il peggio spostando? Sì, sicuramente l'intervento è stato proprio tempestivo dei carabinieri, quello che ha permesso che la macchina non saltasse, perché come vedete è tutta la parte davanti del motore, per cui immagino che basta poco poi a far saltarla. Per cui l'intervento suo pare, insomma, io non ero presente, di salire in macchina, spostarla e di conseguenza poi intervenire con l'estintore è riuscito a placare, perché secondo me, insomma, manca poco. Sono macchine poi di plastica alla fine, per cui si fa veloce. Quello che stavo cercando di capire è se effettivamente poi, insomma, esiste anche un supporto dalla società che gestisce queste situazioni per venire incontro a quello che sono i danni, perché questo era completamente sciolto, per cui presumo che, insomma, sicuramente, non so se il comune o il quadrifoglio abbiano un supporto per quanto riguarda l'assicurazione e un aiuto economico per quanto riguarda i guadagni in questi casi. Sull'episodio della panchina, invece, è intervenuto anche l'assessore comunale alla mobilità e al decoro, Filippo Bonaccorsi. È sacrosanto ed è giustissimo che cittadini, soggetti, organi di stampa sottolineino e denunciano anche questo tipo di problemi, come la rottura della panchina, ma deve essere chiaro che da stamattina il compito del comune è quello di rimettere a posto la panchina, pulire e quant'altro. L'ordine pubblico è compito di qualcun altro.